iniziano i telefilm di Boeing. Si può sapere che ci fai lì impalato guardandomi come un condor spaventato che ha visto un oggetto volante non identificato e vattene subito scusa, da qui, Massimo. Scusa, copriti e vattene via da qui immediatamente, paralizzato. Per favore. Forse perché ti si vede non un po'... Non ti avvicinare, non ti... E non fare il playboy con me perché ti faccio volare con una pedata, Massimo. Apri la porta e esci da qui, va bene, e magari vestiti, non preoccuparti, grazie. Me ne vado. Massimo, non sai con chi hai a che fare. Ecco cosa facciamo ai traditori come te. Così impari a voler cacciare Flor. Torneremo a prendere il tuo scheletro. Me ne sto andando. Non ci voleva. Dai, apri. È terribile, no? Ma lo sapevo. No, non pensare male. Siamo rimasti qualcosa chiusi dentro. Qualcosa si doveva inventare. Siamo rimasti chiusi dentro, vero? Dai, no, credimi che sia stupida. No, ma dove credi di stare in una telenovela? Ma... Siamo grandi, ma andiamo. È bloccata. Porta. Non si capisci bloccata. Più di cosa da fare. Devo sistemare i quaderni che quella scema di Delfina ha distrutto. Ma non è colpa mia, anche per se non mi dispiace. Massimo, sì, bravo. Proprio adesso che voglio essere una persona responsabile, rispettabile, colta, seria, mi doveva succedere questo. Che penseranno di me? Che sono una poco di buono. Per favore, dammi le chiavi e vado. Dammele tu le chiavi. O forse ti vuoi approfittare di una persona che sta qui, da sola in bagno, con una donna. Non potrebbe fare... anche essere. No, e allontanati o ti do questo in testa, chiaro? Sì, ma eccoti. Allora, com'è andata? Beh, insomma, non benissimo. No, non dirmi così. No, mi è piaciuta. Stai guardando loro? Sì, io te l'avevo presentata proprio perché pensavo che... Lo so. Beh, basta, vieni. È un periodo anche difficile. Sì, va bene, fatto, può bastare. Grazie per il favore. Ti posso chiedere una cosa? Sì, certo. Che rimanga tra di noi, ok? Aspetta, io ti voglio rivedere. No, non fraintendere. Io ti ho chiesto un favore, ho la mia vita e... No, ciao. No, grazie, ma no, ciao. Va bene. Hai visto quello che ho visto io, eh? Beh, sì, prima o poi doveva succedere. Già. Mandiamolo via. No. Dai, ho voglia di dargli una bella lezione. Va bene, è giusto che Olivia faccia la sua vita. Perché non dovrebbe farlo? E poi lei... A un certo punto me l'ho fatto capire. È complicato per noi. Dobbiamo stare continuamente nascosti. Tutti si oppongono. Già. Ci ho messo tanto? Sì, tantissimo. Comunque ho trovato come passare il tempo. Non ti preoccupare. Ah, va bene. Tieni. Senti, andiamo a ballare. No, non mi va. Sono venuto per farti vedere che non sono testardo, ma adesso me ne vado. Ciao. Ciao, tesoro. E vattene allora, vattene. Molto bello quello che ho visto di te e quello che tu non hai visto di me. Purtroppo non hai avuto fortuna. Ora apri la porta, perché sennò ti rompo a pedate quel tuo nasino aristocratico. Devo sistemare i quaderni dei bambini e sono stufa di questa Flora, commedia. Ascoltami, apri. Vediamo se riesci a capirmi. Tu, per caso, vedi qualche tasca dove potrei nascondere la chiave? La vedi? Vuoi controllare? No, per favore, conte minimo, copriti, per favore. Ma che cosa fai? Che cosa Forse fai? Forse sei tu che l'hai nascosta non da qualche Non ti avvicinare parte. E non guardarmi così, perché mi fai innervosire, mi fai molto innervosire. Come faccio a non guardarti? Beh. Generale, dovrebbe mettersi gli occhiali. Qui è pieno zeppo di acari. Si possono vedere anche a occhio nudo se... Io pulisco come mi pare. Prime regole per un cameriere. Serietà e sobrietà. E al di sopra di ogni cosa c'è il rispetto. Répétez avec moi. Répétez. Nessuno può abbandonarmi. Nessuno. Florencia, con tutto questo vapore ci mancherà l'aria, non riusciremo più a respirare. Preferisco morire cotta a vapore piuttosto che stare qui con te. Anche se fossimo completamente al buio, io ti vedrei lo stesso. Ah, sì? No! Che succede? Massimo, amore mio, sei lì? Sì, sono qui, Delfina. Ti prego, non le dire che sono qui con te, no. No, non le dico niente. Sì, Delfina, sono qui, sto bene. Amore, l'idromassaggio ci sta aspettando. No! Gelosa, sei gelosa. Delfina, credo che qualcuno sia passato e abbia chiuso la porta da fuori senza volere e non so come, ma che può essere successo? Amore, adesso ci penso io. Smettila di giocare, Flor, perché qui stiamo morendo di caldo. Non mi toccare, io ho molto freddo, non ho caldo, ho freddo. Signore, le serve qualcosa? Vuole che le passi una rivista sotto la porta? Non lo so, vuole che le racconti una bella storia? No, voglio che...
mettiate il riscaldamento a tutta forza. Ha sentito, generale? Il riscaldamento al massimo. Sbrigati! Lo so che ce l'avete voi la chiave. Datemela subito, giuro che vi denuncio per sequestro. Massimo vuole cacciare Flora e merita un castigo. Figurati se non c'entrava lei. Uscite da lì subito. Aprite, aprite! Aprite! Che cosa sono questi urli? Ma è possibile? Vuoi che ti faccia il lupacchiotto, Malala? Ma come? Mamma? No, scusate. A me sai cosa piace, no? Quando fai il coniglietto. E quello sarebbe il locale meraviglioso con la pioggia, l'ambiente, dove dovevi andare. Si era fatto troppo tardi, cara. Che ti è successo, amore mio? Succede che questi mocciosi impertinenti hanno chiuso Massimo in bagno e hanno boicottato la migliore serata della mia vita. Non è un problema, ma Mina ora prenderà il toro per le corna. Sì. Boniglia, sì. Fatti valere. Boniglia, fatti valere, facile a dirsi. E se non volessi? Che si fa? Adesso che vi serve il pugnale assassino, venite da me. Ma nel frattempo, che stupido, chiamato di qua, che stupido, chiamato di là. E invece poi... Certo. Invece poi è uno stupido. Sono cattivo, lo riconosco, ma sono sensibile. E incompreso. Allora, hai visto la... Non mi rompere col tuo sosia. Vedrai. Ciao, Marina. Ciao. Come stai? Tutto bene? Tieni, ti ho portato questo. Ah, grazie. Ci sono le nuove sorprese. Olivia, dimmi che ti succede. Ti farà bene sfogarti. Di tutto, mi succede di tutto. Ti va di accompagnarmi in palestra? Sì, andiamo. Non ci posso credere. Lo sapevo che mi tradiva, lo sapevo. Un'altra volta, Martin. Ma che ti succede? Martin! Che ci fai qui? Non te ne eri andato? Sì, beh, no, perché mi sono detto che serata straordinaria, Martin, non te la puoi perdere così. Chi è quello stupido che sta con te? Quello stupido? Si dà il caso che sia un mio amico. Ah, va bene, simpatico. Allora io me ne vado perché mi sono già divertito abbastanza. Salutami il tuo amico. Comunque me ne vado anch'io, allora ci vediamo domani. Ti accompagno se vuoi. No, sono d'accordo con lui, mi accompagna in macchina, sai? Ciao. Ci vediamo domani, sì. Ciao. E la luce dov'è? Non so, è lì, credo. Ah, eccola. Che bel sorriso, finalmente. Era ora, no? Sì. Questa sera resto qui. Mia madre non la smette di chiedermi di Franco. Non la smette, è un'ossessione. Capisco. Senti, Olivia, chi era il ragazzo con cui stavi seduta fuori? Nessuno. Gli ho chiesto un favore. Di baciarmi. Cosa? Lo vedi, sono una stupida. L'ho fatto apposta perché Franco ci vedesse. Olivia, perché non la smettete? Vi state facendo del male. Ci facciamo del male amandoci, faccia. Stando insieme. Cos'è stato? Non lo so. Hai visto? Violetta ha lasciato tutto aperto e anche le luci accese. E se entrano i ladri? Visto che abbiamo tanti soldi da buttare. Già qui non si guadagna niente, sono soltanto spese. E lei lascia tutto... Scusami, vuoi un caffè, eh? No. No, dai, no, grazie, credo che resterò qui tutta la notte. Vuoi che rimanga con te? Sì. Va bene, resto con te a farti compagnia. E la sai una cosa? Comincia a parlare, così ti sfoghi come si deve, Franco. Accidenti, è tardissimo. Allora, ti è passato un po' di freddo o vuoi che ti abbracci? Non ti avvicinare. Se vuoi... Non ti avvicinare e teniamo lontani i nostri asciugamani. Preoccupati di aprire la porta che domani devo consegnare i quaderni dei bambini e devo tornare al mio ruolo di istitutrice, seria, responsabile, di persona colta. Rilassati un pochino, fuori si stanno dando da fare, perché nel frattempo non ci occupiamo un po' di Quanto noi due? Quanto ti piace sussurrare, mamma mia, che incubo. Perché vuoi starmi vicino se appena attraverseremo quella porta mi darai una pedata per cacciarmi, eh? Per cacciarti? Perché? Ma che cosa stai dicendo? Come faccio a cacciarti? Mi caccerai. Io non ti caccerò. Ti ho sentito, Massimo, ti ho sentito, per favore. Ho sentito che tu e quella stupida di Delfina volete farmi fuori. Ma io non voglio che tu te ne vada. Non voglio che te ne vada. Tu sei un mitomane, sei non un mitomane. Non sono un mitomane. Ma dai, lascia perdere, smettila, mi hai stancato, ti ho hai sentito. Hai capito male? Io non permetterò mai che tu te ne vada da questa casa, mai. Ah, no? No. Allora spiegamelo se sei capace, perché? Perché
Perché sei l'anima di questa casa, sei l'allegria, sei quella che ci illumina tutti, anche se con Vini è una montagna di guai, sì. Ma senza di te staremmo al buio. No, conte minimo. Che ho fatto? Che impulsiva? No, va bene, è un bacio, quasi da istitutrice, così, che ne so, più sì. Per amicizia che altro, non è niente. Oh, santo cielo, che caldo, sì, che fa caldo. Fa caldo, fa sì, molto caldo. Sì, è meglio che ci rinfreschiamo che... un po', sì. Con un po' d'acqua, perché... Ci fai morire tutti se te ne vai, tutti. No, tutti, non credo. Per esempio, sentiamo chi? Io morirei, ti giuro che morirei. Chiamiamo il padre e ti tiriamo fuori. Ah, santo cielo, è insopportabile. Che caldo. Quello che non capisco è come fa Massimo a morire di freddo dentro al bagno. Loco. Ma che ci fa con la camicia sbottonata? Sembra un sindacalista. Si abbottoni quella camicia, che ci sono delle signore qui. Mi hai stancato. Attento a come parla, eh? E tenga il ventaglio. Grazie, avevo proprio caldo. Ma come le viene in mente di usare un ventaglio di piume d'Africa solo per se stesso? Non è per stare aria alla signorina Delfina, alla sua venerabile madre e a me. Ho sempre sognato di farmi sventolare. Non è bravissimo, ma è meglio di niente. Ti fa sentire tanto caldo vedere Massimo nudo? Cosa? Massimo! Oh. Con chi stai? Come facciamo? Non devono sapere che sono qui. Sono un'istitutrice, non una spogliatista. Va bene. Delfina, sono qui da solo, con la mia solitudine. Triste e solo. Abbandonato. Evaristo, per favore, portami del gelato al limone. L'avverto che al signor Conte piace il gelato al cioccolato. No, è per me, mi è calata la pressione. Devo mangiare del gelato al limone, è l'unica cosa che me la rialza, vai a prenderlo. Ha sentito, generale? Sì. Vada in gelateria e porti del gelato al limone. E per me un cono a pistacchio e limone. Per me banana split e tanto cioccolato. Cosa ha detto? Cioccolato e poi no, sono una cioccolata? Troppi gusti per lui solo, poverino. Non se li può ricordare. Non potresti andarci tu, che sei sempre così attento e sicuro. E va bene, mi dia quel coso che sembra un fagiano. Che sospetti? Massimo è chiuso in quel bagno con Flor. Ah sì? Lo ammazzo. Vieni qui, non dire stupidaggini. Flor me la pagherà, voglio strapparle la maschera davanti a tutti. Che cattivo esempio quello di Massimo, soprattutto perché ci sono dei bambini in casa. Questa situazione è molto pericolosa, mamma. Massimo, stai tranquillo, amore mio, adesso ti tiro fuori. Che cosa pensi di fare, Delfina? No, Massimo, no, siamo rovinati. No, ti sepolti, cavatela, da solo io me ne vado. Per l'amor del cielo, lascia fare a me, stupido! Oh, maniglia! Spostati, fai fare a me! Tu mi conosci bene, Bata. Non mi è mai successo con una ragazza, mai. E mi va a capitare con mia cugina, non ci posso credere. Bisogna essere sfortunati nella vita. Doveva proprio essere mia cugina, ti rendi conto? Io Olivia la amo, questo è il brutto. L'amo con tutta l'anima e non voglio farle del male. Per questo sto cercando di allontanarmi da lei. Non voglio che ci sia niente tra noi. E poi esco e la vedo che sta baciando uno stupido. Ti ha sconvolto? Mi ha sconvolto, mi ha distrutto, non so ti che fare. Ti ha sconvolto? Fare. Lo vedi? Per questo non mi innamoro più di nessuna. Perché le ragazze ti ammazzano, ti fanno male. Ma ti la colpa è mia, no? La colpa è mia in tutto questo. Perché io le rispondo male continuamente e ora ho quello che merito, che faccio? Non posso farci niente. Beh, è vero, non puoi farci niente. Basta, tutti e due siete delle brave persone. Lei sta con uno che le piace e tu hai tutte quelle che vuoi e siete cugini. Perché non la smettete di tormentarvi e non ve ne andate ognuno per la sua strada? Sì, è vero, certo, hai ragione. Basta, chiuso. Risolto, andiamo a cercare delle belle ragazze. No, non posso. Vabbè. Ma perché? Perché io la amo, Olivia, la amo. Amala, fai come ti pare. Che cosa vuoi che ti dica? La amo, te lo giuro, davvero. Non so, ma un'altra possibilità ci deve essere. Ci sarà una soluzione, devo ricominciare da capo, devo... Dove sta Faccia?
Faccia? Chissà, starà in giro con qualche ragazza. Anche lui non riesce a trovare quella giusta. Dai, andiamo a berci qualcosa. Usciamo, sono sì, stanco sì, di stare qui. Ora devo dimenticare tutta questa storia. I ladri, vieni, vada, ci sono i ladri. Entra, entra, Roberta, siediti e divertiti. Buonasera, signore e signori. Oggi vedrete un bellissimo cartone animato, un classico dei classici, per la prima volta in DVD. Accompagnate Elisa nel paese degli asini volanti e conoscerete l'eroe del coraggio e l'eroe della paura. E se vi sembra poco, la regina cattiva e il cavallo bianco. Presentatore, possiamo vederli subito? Lo vedremo con calma. Mi fai pensare al coniglio bianco che va sempre di fretta. Che forza. A proposito, troppo forte quello che abbiamo fatto a Massimo, modestamente, no? Modestamente. Fortissimo. Permesso, si può? Che ci fai qui, scivattene? Che c'è? La strega ti ha mandato a mangiarci perché Delfina sarà magra ma è più cattiva della regina di cuore. Ah, bella questa! Mia figlia non sa che sono venuto qui. Picco Piccoletti, venite qui. Volevo congratularvi per quello che avete fatto al conte. Per me se lo meritava proprio. Ma... povero servo. Flor, poverina. Lo voleva cacciare. Dai, non far finta di piangere. Vattene, vattene. Tu sei uno stregone peggio di loro. Oh, aspettate. Sapete che succede? Venite qui. Succede a me. Non posso dire niente. Lasciami. Perché altrimenti Malala mi ammazza. Ma per me, ti Flor, ammazza. È la cosa migliore ore sì, che c'è in questa casa. E sì, se voi avete bisogno come di no. mio aiuto per salvarla, avvertitemi, d'accordo? Con me le donne hanno chiuso per sempre. Una che mi tradisce, va bene, può capitare. Ma due no, non è possibile. Questa è una pugnalata al mio ego. Eccone un altro. Sembrava così dolce, così leale. È così bella. Impara. Dietro alla pelle d'agnello si nasconde il tradimento, Martin. Come medico te lo posso dire. L'infedeltà è una malattia genetica. Dammi retta. E le donne della tua generazione ne sono molto colpite, non capisci? Non dargli retta. Quello che dice sulle donne è assurdo. Ha ragione. Aspetta. Ha ragione, capisci? Perché sì. Prima la chiama uno sconosciuto per me e le dice: ciao tesoro, ti vengo no. a prendere. E poi la porta a casa sua in macchina. Questo no, cos'è? Dimmelo tu. No, è evidente, cos'è. La prova lampante, Martin. Ma non ci dici, posso credere. Che stai facendo qua in stanza di piccioncini? Guarda che se tu, avvelenando loro, metti caccia a scopate immediatamente. Grazie. Dove sta Flor? Stava dentro doccio, ma deve aver finito. Tu esci da qui, da stanza, va bene, va subito bene. Immediatamente, amici, fuori! Scusate se ho gridato, voi che ci facevate qui? Niente, io vi stavo cercando, ho visto che uscivate dal capannone e ho pensato che capito. Stavate qui, ecco. Scusami, Olivia, per il bastone, scusami, no, mi dispiace. No, va bene, non ti preoccupare, io ero venuta a cercare una cosa e poi me ne sarei andata. Va bene, te la prendo io se vuoi. No, io so dove l'ho messa, grazie. No, aspetta, non te ne puoi andare in questo stato. Vuoi che ti sola. Porti all'albergo? Ti accompagno ti all'albergo. Ti accompagniamo noi, non c'è nessun problema. No, meglio di no. Beh, se vuoi ti accompagno io. Posso venire con te? Va bene, ok. Di nuovo quella faccia lunga, perché, eh? Niente. Perché quella faccia? Vieni qui. Sono questi rumori? Hai tanto mal di pancia, conte Minine? Questo è il fabbro che sta lavorando. Oh no, santo cielo, sta lavorando per aprire quella porta. Ci sarà lo scandalo. Allora, vuole starci tutto il giorno lì con quel cosetto? Non abbiamo tempo da perdere. Posso lavorare in pace? Se non mi disturbate, in due minuti la apro. Stanno per aprire la porta, mi vedranno così. Tranquilla, sei molto bella così. Florencia, sì, ti è passato Massimo, il freddo? Mi è passato il freddo. E sai perché? Perché siamo sempre più vicini all'inferno. Fa troppo caldo qua. Qui si scoppia, è arrivato il riscaldamento globale tutto ad un colpo. Perché non si sbriga? Non vorrà che andiamo a finire in tribunale. Facciamo una cosa, io mi metto lì, nella doccia, e cerco di uscire dalle tubature. Se ci provo, magari ci riesco. Sì, certo. Beh, io vedo cosa posso fare, eh. Signor Conte, afferri la maniglia, così faccio leva. Va bene, sì, la maniglia, sì, così poi lei... Aspetti un momento, È molto dura. Un momento. Pronto, la tiene? Vada pure, vada. Che sfortuna, si è rotta.
Si è rotta la maniglia, accidenti. Io così non posso lavorare. Domani porto il trapano d'atto e sistemo questo disastro. Come è possibile? Massimo! Massimo! Non so come farai, ma dovrai cercare di uscire da lì. Sì, 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 ci provo, Delfina, ci provo, ma si è rotta. Proverò a dormire qua tutta la notte, qui da solo. Beh, a domani. Speriamo che il fabbro venga presto. Che fai, Massimo? Come ci sistemiamo, Flora? Lontani, belli lontani, Massimo. Esci da qui. Vai. Odio le vostre sorrisa nella l'ora e sotto il cielo in tu forma di mirare. Odio le vostre colore, se stridente, si tu stule, si tu flore, tan hermosa e differente. Odio de vos, che non te odio, ni un poquito che me gusta, si che già non puedo más. Io te amo, no, te amo. Ah, tesoro mio, raccontami, come va l'attacco contro i mostri? Geniale, come tutto quello che faccio io, Malala. Grazie al mio piano li farò diventare completamente matti. Finiranno per litigare, si sbraneranno, si uccideranno. Sono un genio. Sei un genio, sì. Concretamente, dimmi, hai fatto qualche passo avanti? Ovviamente. Ho già scoperto qual è il punto debole di Martin Fritzenwalden. Quale? La gelosia. La gelosia. E grazie alla mia cattiveria farò in modo che lui sia il Moro Otello, mentre io sarò Iago. Ah, diabolico. Vai, lasciami solo con lui. Che fai? Che fai, Martin? Come va? Male. Sei preoccupatissimo per il tradimento di Marina? Sì, sì, molto. Non ci ho dormito tutta la notte pensando alle variabili. Sì, ti capisco fin troppo bene, ragazzo mio. Le donne sono l'asse della vita, ma a volte sono le meno affidabili. Ah, prima che mi scordi, te l'ho già detto chi ha chiamato? Chi? Marina, e perché non me l'hai passata? No, lei non ha voluto. Non ho voluto perché, come ha detto, ah sì, che se ne andava in gita con il suo amico. Cosa? Ah, con la scuola, tutto il giorno, sì. Comunque non può essere, non capisco, con la scuola. Aspetta, ragazzo mio, non ti distruggere il cervello. La cosa migliore in questi casi è fare uso del telefono. Le fai uno squillo sul cellulare e vi chiarite. È vero, lo sai, sei un grande, grazie, Bonilla. No. No, Leucaro, ehi, ascoltami bene, perché non se ne può più. Quindi dobbiamo vederci e chiarire tutto. Va bene al passaggio dei baci. Ok, tra mezz'ora. Io già ho detto. Ma come sarebbe che non l'hai vista, Greta? Se non hai visto Flora, è successo qualcosa. Ma io ho già detto, Mein Klein. Flori, senta, stanotte non ha dormito in casa. Come fai a esserne sicura? Beh, facilmente, non è da nessuna parte. Beh, quando è l'ultima volta che l'hai vista? Ieri sera lei ha fatto toccio in bagno di corridoio. E adesso è impossibile entrare in bagno perché signor Conte è rinchiuso e non poter uscire. Ah, beh, che curiosa misteria. È chiaro, mistero, nessun mistero. L'ha cacciata, Massimo ha cacciato Flor di casa. Tu pensi? Sì, per forza, lo aveva già detto. Possibile che non te lo ricordi. Allora, ha portato il trapano superpotente per la porta o no? Sì, stia tranquilla, bene. Ci vorranno davvero due minuti. Due minuti e una notte. Ma non deve intromettersi. E hai il signore pazza. Buongiorno, amore mio. Buongiorno. Accidenti, che ci fai tu? Ma qui? Cosa? Tu che ci fai qui? Mi sono spostata di notte perché mi è preso niente. Sì, niente. Sì, va bene. Scomoda! No, parla piano, che egoista. Loro stanno per tornare all'attacco. Ma parleremo in presto. Invasione nemica! Dobbiamo fare qualcosa, e subito. Sì. Che caldo! Sono stufa di giocare al gatto col nascolditi! Pensa di giocare tutto il giorno con la sua macchinetta o ci apre la porta? Perché... Ah, bene, finalmente avete fatto quello che dovevate fare, benissimo. Ho saputo che hai cacciato Flora. L'ho cacciata, ma che dici? Che stai dicendo? Come faccio a cacciarla? Non mi mentire, ti avevo avvertito che se la cacciavi passavi un guaio. Dov'è? Dove sta? Io ti giuro che non so dove sia, ma certo non l'ho cacciata io, Franco, non l'ho cacciata. Oh, no! Franco, ti prego, fermati! Flora... Sì, qualcuno mi può spiegare l'inspiegabile? Non lo vedi? Il conte e la bambinaia erano chiusi in bagno,
mentre tutti cercavano Florencia perché si supponeva che Massimo l'avesse cacciata di casa. Beh, è stato un malinteso enorme. Io pensavo davvero che il conte mi volesse cacciare a pedate di casa. Mi ero messa molta paura, ma mi ero sbagliata. Vuoi dire che questo picnic sentimentale è stato un errore? Non c'è stato nessun picnic sentimentale. Ma dai, pensi che mi piaccia dormire qua, avvolta in un accappatoio, morta di caldo, usando una spugnetta come cuscino? Franco, per favore, non esageriamo, è soltanto un malinteso. Non ci posso credere, è imbarazzante, Flor. Franco, però... E tu non hai niente da dirmi? Sì, ma adesso devo andare a vestirmi. Non mi guardare così, Lorenzo, te lo dico seriamente. Prova a capirlo, è stato un errore, siamo rimasti chiusi senza volere. Sì, Massimo, sì, non vuoi darmi nemmeno una spiegazione? Sì, ovviamente, ma non in questo stato. Andiamo, Evaristo. Generale, andiamo! Marciamo! Sì... Io devo andare a vestirmi. Voglio parlare con te. Scusate, ma il mio lavoro chi lo paga? Non so, che il cielo la benedica. Ma forse è meglio se parlo con il signor Conte. Bene, come ti stavo dicendo, tu e io, sarà meglio che parliamo. Perché è in ritardo? Perché è in ritardo? Perché è in ritardo? Pronto, chi è? Nicholas, come stai? Non mi dire che sei già al passaggio, vero? Sì, è ovvio, come eravamo d'accordo. Dove sei? Ecco, non ha importanza. Ho avuto dei contrattempi, senti. Non so, mi aspetti per un'altra mezz'ora? Mi stai prendendo in giro, mi stai prendendo in giro! Hai ragione, allora aspettami ancora 45 minuti, eh? Va bene. Te lo domando per l'ultima volta, cosa ci facevi chiusa qui dentro con Massimo? Siamo rimasti chiusi dentro, è chiaro? Ti sei dimenticata che è il mio fidanzato? No, non mi dimentico che lui è il tuo fidanzato, ma siccome hai la mente più contorta di un budello, penserai sempre al peggio. Io volevo farmi la doccia come qualsiasi essere umano più o meno pulito. Massimo è entrato, i bambini hanno chiuso la porta e per sbaglio siamo rimasti chiusi accidentalmente. E ti sarebbe piaciuto che nessuno lo avesse saputo, vero? Perché hai torto marcio, perché sai perfettamente di essere una civetta e una ruba uomini. Pensa quello che vuoi, non mi importa quello che pensi tu, brutta donna senza scrupoli. Parli tu che non hai vergogna, non hai dignità, non hai niente di niente. Io non... Ehi, che cosa succede? Qualcosa non va? No, eh? Niente. Beh, tutto a meraviglia. Beh, io vado di sopra, vado a vestirmi. Beh. Ti ascolto. Sì, beh, Delfina, non voglio che pensi male. Non ho permesso a Flor di venire fuori perché sono un cavaliere. Vedi, è stata una situazione piuttosto imbarazzante per tutti. Ma ti giuro che non le ho sfiorato un capello. Credimi. Mi domando per quale maledetta sfortuna deve sempre rimanere intrappolato con lei e non con me! Che ci fai qui? Che ci faccio? Mi sembra che dobbiamo parlare. Beh, scusami per il pugno, scusami, mi sono sbagliato, tutto risolto, sei contento? No, non sono contento, sono stufo di essere insultato, di essere picchiato, in più fate pure gli offesi. C'è stato un malinteso, un banale equivoco, pensavo che avessi cacciato di casa Flor, tutto qua, ora è chiaro, scusa. Il problema, Franco, è che vi dimenticate che sono il tutore responsabile di tutti voi, che sono qui per proteggervi e per aiutarvi. Sono come un fratello maggiore e così voglio essere trattato. No, scusa. E non ti ho dato il permesso di parlare. Franco, quando capirai che l'unica cosa che voglio è il benessere della famiglia e di tutti? Solo questo. Pensaci. Pensaci. Te lo lascio, è tutto tuo. Franco, ascoltami. Che ci fai qui? Vattene, Flor, vattene. Mi hai fatto fare una figura da idiota. Ti ho difeso. Togliti quel travestimento. Vattene, lasciami da solo. È la mia divisa da lavoro, Franco. Ho fatto troppe sciocchezze e non voglio che le streghe mi caccino perché continuo a sbagliare. Ho fatto un sogno in cui facevo tutto male, ma da adesso in poi sarò una persona seria, responsabile, rispettabile. Va bene, che mi importa? Fai quello che ti pare. Mettiti in bikini per me. Non mi offendere. Non vuoi essere giudicato per la storia con Olivia? Ok, va bene, io lo basta, faccio. Allora tu non farlo con me. Comunque... La storia con Olivia è finita. Perché? Che è successo? Perché sì, perché è complicata, è impossibile. E poi sta con un altro ragazzo. Con chi? Non ha importanza, Flor. Non devo intromettermi nella sua vita. E la cosa migliore è che me la tolga dalla testa per sempre. E tu? Sei disposta a rinunciare al conte? Franco, io non devo rinunciare. Tra me e il conte non c'è niente. Quando lo capirai che io... Rimango fedele a Federico. Delfina, che cosa c'è? Mi hai mandato a chiamare? È successo qualcosa? Entra. Sta tranquillo. Dimmi, ti ascolto. Tesoro, volevo dirti che qui, nello stesso posto Galeotto, sono molto pentita di aver dubitato di te.
E che so chiaramente che tu non potresti mai fare niente con Florenzia. E così era questo. Oh, va bene, ti sono molto grato per la fiducia. Mm-hmm. Grazie. Sì. Era solo per questo. Beh. Grazie per avermi ascoltato. Grazie, grazie amore. No, ci hanno chiuso dentro. Come c'è? Non ci posso credere, ci hanno chiuso dentro. Bambini, aprite, bambini. Calmati amore, calmati, ti prego, calmati. Ma non lo capisci, lo stanno facendo apposta per farti rimanere senza voce, per farti urlare, per questo lo fanno. Aprite la porta. Aspetta, potremmo approfittarne ancora per un momento. Mi hanno chiuso di nuovo qui. Ti prego Massimo, possiamo approfittarne per stare tranquilli, nessuno ci sente. Io non voglio restare qui. Adesso apro la doccia. Bambini, aprite. Che fa qui? Mi ha mentito. Oh, Martin, che è successo? Hai perso qualcosa? No, no, guarda, Marina è qui. Non è andata da nessuna parte, mi ha mentito. Non ci posso credere, ma che ti avevo detto? Le donne sono monete di cioccolato. Hanno due facce e non valgono niente. Proprio così. Sì. La donna che ti chiede più libertà è la donna che ti fa una collezione di cose. Sì. Le donne le ispira il diavolo. Già. Dimmi con che donna vai e ti dirò quante corna hai. È vero. Ma che succede qui? Ah, ma tu suona campanello, Nico, che succede? Cosa? Mi sono scordato le chiavi. Ah, ma come sei distratto. Entrare, presto. Entrare? Ah, entra. Posso passare, certo. Posso passare. Sì. Sai, mi sono pure... Che cosa? E mi sono dimenticato anche i soldi per pagare il taxi. Tu ne hai per casa? Ah, me tengo qui i soldi per comprare pane. Essere pochi, non è molto, ma tieni. Come pochi? Il pane! Volevi comprare il pane con questi? Senti, poi... ho anche bisogno di parlare con la persona che comanda in questa casa. Il padrone, non so come chiamarlo in questo momento, ma chiamalo tu, così sembra una cosa più formale, capisci? Sì, tranquillo, Nicolas, sicuramente sì. Tu vuoi parlare con Harry Sconto. Sconto? Sì, esattamente. Yeah. Esattamente, chiamalo. Che è rimasto chiuso in bagno. Colete? Nein, Pampini. Io vado a cercarlo immediatamente. Mente. Nicolas! Fran! Non dovevi uscire! Fratello! Sì, fratello mio! Sai che c'è? Che ho bisogno di soldi! Va bene, vediamo se ne ho. Quanto ti serve, più o meno? Quello che hai. Quello che ho, quello qui che ho. Ti bastano? Sì, benissimo. Dopo te li restituisco. Va bene, d'accordo. Guarda... Che bella macchina! Che bella, me la presti? No, sei impazzito, non te la presto. Ti sei dimenticato come l'hai regalata a papà? Non tocca a nessuno questa. Greta! Ya? Yeah? Bisogna pulirla un poco, per favore, ci pensi tu? Ya! Yeah. Attento a non romperla, d'accordo? Ya, yeah, io sto molto attento. Piccioncino, Sconto è di nuovo chiuso in bagno. Cosa? Di nuovo chiuso con Florenzi? Nein, con Fräulein Delfina. Non ci posso credere, che sfacciato. Questo conto è terribile. Beh, vado ad allenarmi, sì, mi raccomando la macchinetta, Ya, yeah, prima devo pulire cucina. Io faccio. Allora, aspetto qui. Su, tieni, ho trovato questo asciugamano bello asciutto, Dimmi che mi ami, ti prego. Va bene, sì, va bene, ma prima, Delfina, prima asciugati, La chiave. Che cosa? La chiave era qui per sì, terra. Sì, come facevo a stare per terra? Era qui, ti dico. Una copia, si vede! Una copia! Viva la libertà! Come piace a questo bagno... Risucchiare la gente, chiuderla dentro, che matto, no? Che matto. Sì, 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 qualcuno è passato e ci ha chiuso dentro, ma è strano. Beh, d'accordo.
Qualcuno vi ha chiusi dentro, qualcuno vi ha chiusi dentro. Beh, io me ne vado alla mia lezione di tango. Ho un maestro che è un omone di 1,90 m con dei muscoli così. Dunque, buon divertimento, Massimo. No, aspetta, aspetta, Flora, ti devo parlare. Amore mio, che freddo. Vuoi parlare? Vuoi parlare? Beh, parla, parla, ma parla con la strega, perché io ho un mucchio di cose da fare. E ti dirò di più, se vuoi chiuderti da qualche parte, chiuditi altrove, perché questo bagno è di tutti, d'accordo? Amore, tesoro mio, abbracciami. Però prima ti consiglio di andare a cambiarti, ad asciugarti, perché altrimenti ti raffredderai. Massimo, perché non parliamo da uomo a uomo? D'accordo. Sì? Io so benissimo che tu sei innamorato di Flor. Sì, sì, è vero. Io la amo. No, Massimo, no. Tu sei innamorato di tutte. Questa è la verità. Tu dici che l'ami per davvero. Io la amo, non tu. Tu la ami con l'anima come me. Io la amo. Io la amo. Non posso farci niente. Sono innamorato di Flor. Tu lo sai che vuol dire amare? Lo sai che cosa ti succede quando ami? Senti una cosa fisica che non puoi imitare? È di questo che lo ti parlo, Massimo. Lo so e pensavo che non mi sarebbe più successo. Però non è stato così e mi sono innamorato. E credimi, mi dispiace molto perché so quello che provi. E so anche che noi siamo stati nemici. Ti sono affezionato, anche se abbiamo avuto delle divergenze. Anch'io, credimi. Anch'io ti sono affezionato, ti voglio bene. Bene, d'accordo. Ti ringrazio. Allora, sai... Però tu non sei la persona più indicata per lei, questo lo sanno tutti. Io sono la persona giusta. Io non sono un donnaiolo, io sono una brava persona. A me quello che interessa è che lei sia felice, che stia bene. Non sei la persona giusta per lei, è chiaro. Scusa se te lo dico così, mi dispiace, ma insomma è la verità. Beh, non lo so. Massimo, io ti auguro tutta la fortuna del mondo. E voglio che Florenzia trovi la persona adatta a lei. Ma in modo onesto. Benissimo. Buona fortuna, Lorenzo. Che rimanga tra noi, è un patto tra uomini. Da uomo a uomo. Beh. Grazie. Adesso passa al mio ufficio, certo. Così vediamo dei documenti che ha mandato la banca. Sì, va bene? Sì. Non vuoi guardare se fuori c'è qualcuno? Sì, hai ragione. La scarpa. La scarpa, scarpa. Ascolta, Maria Amparo mi lasciò per uno sporco imbroglione. Poi Fernanda mi lasciò per un giocatore di rugby gigantesco che se ne andò a giocare a Londra. Ma la peggiore di tutte fu Vanina. Lei faceva la hippie pace e amore. Era la peggiore, non puoi sapere. Faceva passare i suoi amanti per amichetti. Marina è uguale. Finge di essere libera, con questa scusa mi tradisce. Fa solo finta. È ovvio, è così, donna retta. Non le credere se non vuoi soffrire troppo come ho sofferto. Flor, ma che ci fai così vestita? È un travestimento? Non è un travestimento. Da ora disciplina, rigore, mano dura con i bambini. Devono crescere forti e ben educati. Martin, che ci fai qui? Sei scappato da scuola? No, Flora, il fatto è che Marina mi ha tradito, capisci? E io ho bisogno di scaricarmi, per favore, ho non ci voglio andare a scuola. Va subito a scuola, no, perché altrimenti Flora, dico tutto Flora, al conte. No, forza, no. Forza! E tu, Bonilla, non fare il furbo. Anche se sei il marito di Mala, la devi pagare la quota della palestra. Si capisce? Cosa credi, che sono uno scroccone? Comunque, ho finito la parte superiore e per oggi basta, o divento esagerato. E a Malala non piaccio troppo muscoloso. Flora, senti, mi sono scordata di dirti che ha chiamato il maestro di tango. Oggi non può venire. Oh, va bene, non importa, me ne vado a spasso, devo prendere aria e devo togliermi quel conte carceriere dalla capisco. Testa. No, non mi puoi capire. Sai che cosa fa? Si chiude dentro con me, poi con lei, poi con me, poi con lei. Ma chi lo capisce? Olivia, ti stavo Valentina. Cercando, guarda. Ho degli abiti nuovi della Forte Sarah. Bravissima, è quello questi che ci vuole per tirarmi su. Vanno a pennello con questa giacca, coraggio, provala. Vediamo. Ti starà benissimo. Me la provo. Che bei vestiti, caspita. Hai visto? E questa giacca? Come ti sta bene? Ti sta a pennello. Grazie, Olivia. Grazie, perfetta, grazie. Davvero. Ti piace? Senti, io ti volevo parlare perché sono un po' preoccupata. Perché? Scusa. Pronto? Piccioncino, macchina foto di grafica, ha scomparso. Cosa? Passami subito Nicolas. Mi ha cercato, ma non ho saputo dove sta. Lo hai letto?
Sì. Bene, bene, fai quel bonifico e informati per sapere se possiamo vendere queste azioni. Sì, credo che non ci sia nessun problema. Sai, stavo pensando... Sconto! Voglio parlare con lei! Sì, sì, Nicholas, che succede? Sì, beh, ho bisogno... di soldi! Di soldi! Va bene, va bene, quanto vuoi? Quanto vuoi? Solo pochi soldi, non so... Come non lo sai? Mi riservano un bel po'. E a che cosa ti servono? Per studiare, per Nicholas, frequentare un corso. Nicholas, la vuoi smettere di recitare questa parte? Sono Massimo, sì? Quali lezioni? Che corso? Beh, la verità è che... è che ci ho pensato e... A cosa hai pensato? Non volevi fare lo chef?